In campo fotografico, la novità degli ultimi anni è rappresentata dai sistemi di fotocamere a ottica intercambiabile prive dello specchio reflex. I vari produttori hanno costruito i loro sistemi attorno a sensori di diverse dimensioni. Abbiamo quindi degli apparecchi che utilizzano un sensore APS-C, degli altri apparecchi che utilizzano sensori micro 4 terzi e abbiamo anche il nuovo sensore Nikon che ha adottato per il proprio sistema Nikon One. La scelta di Nikon ha portato alla costruzione di apparecchi veramente piccoli. L'ammiraglia della casa è questa qua, si chiama Nikon One V2 ed è l'evoluzione del precedente modello V1. Da questa si differenzia in particolare per il design, un design decisamente più ergonomico e molto più simile a una reflex tradizionale in miniatura. Vediamola adesso nei particolari. La macchina, come vediamo, ha delle dimensioni molto piccole. Qui abbiamo lo sblocco dell'obiettivo, in questo caso abbiamo montato il 10-30 mm Nikon One. Qui abbiamo l'impugnatura molto pronunciata e con un rivestimento antiscivolo. Subito sopra c'è il pulsante di scatto che funziona anche da pulsante di accensione. La V2 ha un flash integrato e la possibilità, sempre qua in alto, di montare dei flash esterni. È possibile accendere la macchina anche premendo questo tasto e ruotando l'obiettivo. Automaticamente la mettiamo in attività. Sul fianco abbiamo due sportelli, in questo caso abbiamo aperto quello che dà accesso all'ingresso per il microfono e alla presa HDMI. Sotto si ha accesso alla presa USB. Questa è la correzione diottrica per il mirino elettronico e questo è il tasto per aprire il flash integrato. Il mirino elettronico della V2 si attiva automaticamente appena ci avviciniamo. Infatti, questo è il sensore di prossimità. Appena mi avvicino, si spegne l'LCD e si accende il mirino elettronico. Questo è l'attacco per il flash esterno. Qui abbiamo la ghiera dei programmi, la rotellina che ci permette di spostarci da una funzione all'altra, il tasto diretto per la registrazione video e il pulsante di scatto che è anche il pulsante di accensione. La V2 ha un pratico mirino elettronico da 1.440.000 punti, quindi ad alta risoluzione, e l'LCD da 3 pollici, anche in questo caso di buona risoluzione perché sono 921.000 punti. Tutto attorno troviamo i vari tasti di controllo. Qui abbiamo il tasto per rivedere le immagini registrate, il tasto per entrare nel menu generale, il tasto per accendere e spegnere il display e per far apparire le informazioni sullo schermo, il tasto per cancellare i file indesiderati. Sul lato opposto abbiamo la ghiera a quattro vie per la FI Lock, la sovra e sottoesposizione intenzionale, la modalità per le modalità del flash e le modalità per il pulsante di scatto, quindi scatto singolo, in sequenza, autoscatto, eccetera. Entrando nel menu generale abbiamo tre finestre, quella dedicata ai file registrati, alle modalità di ripresa e alla modalità di impostazione generale. Entriamo un attimo nella schermata delle impostazioni di ripresa e qui abbiamo le diverse voci. Il tasto F qui in alto è una sorta di quick menu. Premendolo ci fa apparire sul display queste funzioni, ad esempio il sistema di autofocus, il sistema esposimetrico, la sensibilità, il bilanciamento del bianco. Quando indichiamo una di queste funzioni, poi possiamo modificare la modalità o spostando con questa ghiera oppure con questa. Poi diamo l'ok, passiamo a un'altra funzione, ad esempio la sensibilità, entriamo e o con questa o con questa possiamo modificare il valore e impostare quello che più ci interessa. Grazie a questo adattatore, la Nikon One V2 può montare la maggior parte degli obiettivi Nikkor e anche tutti gli obiettivi universali con attacco Nikon, anche quelli delle vecchie serie. Noi abbiamo dedicato parte del nostro test pratico proprio alle riprese con un 70-300 Nikkor e con un 500 mm catadiottrico con attacco universale di una trentina d'anni fa.
Abbiamo così ottenuto delle focali notevoli, massime fino a 810 mm e 1350 mm. Ovviamente abbiamo perso la messa a fuoco automatica, ma non è stato un grosso problema perché abbiamo sostituito questa cosa efficacemente con la messa a fuoco assistita, che fa comparire sia nel mirino sia nel display LCD un pallino verde quando il soggetto è perfettamente nitido. Adesso vediamo il nostro test e vediamo i risultati che abbiamo ottenuto. In questo momento ho montato il Nikkor 75-300 sulla V2. Perdo l'automatismo dell'autofocus e qui appare MF, Manual Focus. Spostando la ghiera dell'obiettivo per mettere a fuoco manualmente, a un certo punto, come vedete, appare questo pallino bianco che mi dice che sono vicina alla messa a fuoco corretta. Quando è fisso vuol dire che la messa a fuoco è corretta. Le freccette che vedete a fianco del pallino, prima che appaia il pallino, mi indica in quale direzione io devo spostare la ghiera, verso sinistra o verso destra.